Amici carissimi, ben trovati di nuovo in Piazza del Popolo, nella piazza centrale della città, dove sono tanti coloro che si recano per propagare le loro idee, per esprimere le loro opinioni. Torna tra noi un personaggio locale, ma chiamarlo personaggio ovviamente è molto riduttivo perché si tratta di una persona che è da tanto tempo impegnata soprattutto nell'ambito del volontariato e dell'impegno sociale. Ben trovato al generale Giuseppe Marasco. Sì, grazie Vincenzo, grazie a Manfredonia TV che mi ha ospitato. Nuovamente tolgo la mascherina perché stiamo ad una distanza molto superiore a quella prevista per legge. Abbiamo preso tutte le precauzioni anti-Covid. Ecco, e saluto cordialmente tutti i telespettatori. Bene, di nuovo ben trovato a Giuseppe Marasco, generale e soprattutto il titolare più importante del Corpo Nazionale Civilis Endas, ispettori ambientali e territoriali. Generale perché è il titolo corrispondente al capo nazionale, a colui Comandante che nazionale. svolge il ruolo di presidente nazionale. Inoltre sei presidente nazionale Civilis, con soprattutto il comitato Endas, che è un ente di promozione sportivo, riconosciuto come ente di promozione sportivo dal CONI e tra l'altro con 7 autorizzazioni ministeriali, quindi molto importante come ente di promozione sportiva e soprattutto si tratta di uno degli enti più antichi d'Italia. Sì, infatti l'Endas, oltre all'ente di alcuni, è un ente del Ministero dell'Interno con finalità assistenziale, è un ente di promozione sociale al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è un ente attribuito alla formazione, a tanti ministeri che svolgono, cioè in tutto il territorio nazionale, il nostro ente svolge a favore delle parti sociali, dei cittadini. Dei cittadini. Giuseppe, quante sedi ci sono della Civilis in tutta Italia? Allora, come Civilis avevamo oltre 200 sedi, adesso è molto meno a causa Covid, molte strutture hanno cessato, molte hanno non hanno potuto andare avanti per situazione economica o finanziaria, ma diciamo un centinaio di strutture nel territorio nazionale godono di buona salute. Benissimo, godono di buona salute, ovviamente speriamo che di buona salute si possa godere il più a lungo possibile, anche perché siamo in una situazione di totale emergenza. Le attività che hanno contraddistinto in questi ultimi anni, soprattutto per la tutela dell'ambiente, la Civilis e la tua organizzazione di ispettori ambientali. Sì, allora noi svolgiamo un ruolo importantissimo nel nostro territorio, nella nostra città di Manfredonia, ma anche in provincia, ma fuori provincia e poi addirittura anche in altre regioni in modo occasionale. E il nostro impegno è proprio perché, Vincenzo, tutti dobbiamo capire una cosa. Il virus in sé per stesso è una risposta di madre natura a tutti gli atti e le forme di inquinamento che l'uomo sta distruggendo la sua casa comune, il pianeta Terra. Cioè noi stiamo distruggendo egoisticamente la nostra casa, il nostro pianeta. E siccome il nostro Dio, io sono un grande credente, un cristiano cattolico ortodosso e
e dico che credo nella forza divina, credo in un creatore, in un essere superiore, matematico, preciso, eccellente, che è Dio, ha fatto in modo che tutto si autoregola. Allora, se noi inquiniamo, nascono i virus per frenarci. Guarda caso il coronavirus, l'unica cosa buona che io posso dire a vantaggio del virus, che è la SARS-2, è che blocca un po' l'inquinamento, cioè blocca noi, esseri umani, dalle nostre attività frenetiche, dalle nostre attività egoistiche, dal nostro consumismo, dal nostro modo di buttare rifiuti, inquinare, fare, permettetemi, fate passare questa frase, i porci comodi nostri, ognuno, vergognosamente, senza rispetto della propria terra, del proprio io, del proprio essere, e senza rispetto di chi e delle future generazioni. Quindi tu vuoi intendere che questo virus ha portato madre natura a riprendersi, perché non vi è l'attività frenetica dell'uomo intesa ad inquinare, a deturpare l'ambiente e il territorio, e quindi automaticamente la natura sta riprendendosi quello che è suo, grazie proprio al fatto che gli uomini sono stati fermati nelle loro attività a causa di questa emergenza. È così? Sì, Vincenzo, io non sono medico, assolutamente, però studiando, leggendo i vari comunicati dell'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, dell'ONU, dell'Europa, cioè del nostro ministero. Allora, il 2019 il coronavirus è nato a Wuhan, in Cina, contratto da gli esseri umani con gli animali. Vai a scoprire cosa è successo. Per esempio, sappiamo che in Cina mangiano i cani, e noi invece in Europa cresciamo i cani come animali di affetto. Ecco, cioè, allora guardate, c'è una situazione di varie località, varie continenti, diverse. È un modo poi giusto o sbagliato di vita che madre natura, ecco, ma la stessa aria inquinata che noi, ecco, respiriamo, è causa anche del virus, perché, certo, perché il virus colpisce i polmoni, diciamo la respirazione. E Vincenzo, se l'aria non è pulita, non c'è ossigeno, c'è inquinamento, tipo la Valpadana in Italia, che c'è quella cappa, sì, perché c'è la catena dei nostri monti, blocca proprio il riciclo dell'aria. Noi siamo più fortunati qui al sud, sì, cioè, in certo qual modo, sì, esatto, ma chi diciamo vive in un territorio già saturo, già in un ambiente malsano, e chi ha meno difese immunitarie è proprio soggetto a questo virus. Allora, intanto torniamo proprio alla tua organizzazione. Sei da tantissimi anni impegnato per la tutela dell'ambiente, del territorio, del mare e soprattutto di quelle che sono le situazioni che appaiono anche le più incredibili che si sono verificate in questi ultimi anni. Ecco, vogliamo parlare un po' di questa tua attività che si svolge quotidianamente, giorno per giorno, come hai detto anche a volte con trasferte in altre regioni o in altre province. Sì, io prima di tutto colgo l'occasione per ringraziare un abbraccio virtuale a tutti i miei volontari, a tutti il corpo, a tutti gli ispettori ambientali territoriali che come me in prima fila svolgiamo un ruolo volontariamente e gratuitamente, che sia ben chiaro. Devo ringraziare, e per non fare propaganda, non faccio nome, ma tutti
quelle poche persone che ci sostengono e quelle persone che, ecco, mi sono state anche vicine, pochissime, al momento che hanno acceso l'auto di servizio, quella sì, che abbiamo acquistato dal comune, è diventata proprietà dell'ente CIP quest'anno, e non ancora i carabinieri di Manfredonia non ancora riescono a portare alla giustizia in tribunale il colpevole e il mandante. Va bene, questa è un'altra storia, ma la nostra attività si svolge soprattutto per la tutela dell'ambiente, proprio per evitare il diffondersi di epidemie e di virus. La tutela del mare. La tutela del mare, noi abbiamo un grosso problema, Vincenzo, quello del killer, io chiamo, Candelaro, torrente Candelaro. Perché killer? Perché in questo torrente Candelaro, che sfocia a Sipondo Lido, nel nostro golfo di Manfredonia, scaricano 30 depuratori, minimo, una trentina, dei comuni della provincia di Foggia. Sì. E i depuratori che non funzionano, che non depurano, io ho fatto lotta contro l'acquedotto pugliese, e l'acquedotto, dopo tante denunce, dopo tanti interventi con i carabinieri forestali, con il NOE, con l'ARPA, con, cioè, ecco, finalmente Manfredonia è migliorato, ma non basta. Cioè, ogni depuratore deve uscire pH 7, cioè l'acqua depurata deve essere come l'acqua del rubinetto. Allora avremo sanato il nostro torrente Candelaro, che non si vede acqua limpida, chiara, cristallina, ma si vede l'acqua proprio della fogna che esce e che arriva a mare. È peccato, perché poi Sipondo Lido prende dal nome Sipondum, dall'antica Sipondum, dall'antica sì, Roma, che vuol dire seppia. Cioè, proprio se andiamo su Wikipedia, la seppia è nata nel golfo di Manfredonia, su pianeta Terra. Guardate, abbiamo questo primato. E noi che facciamo? I depuratori di vari comuni scaricano, non depurando al 100%, tutto nel nostro golfo. Ed è grave questo. Poi un altro impegno è quello sugli abbandoni rifiuti. Vediamo piccoli rifiuti, tipo al Torrione Santa Maria. Giorni fa ho fatto il video, ho ringraziato le noci, Pietro, che cura quel verde, ho chiamato l'ASE, hanno pulito. Beh, il giorno dopo, oggi hanno lasciato 3-4 buchi. Allora io dico a chi l'autorità proposta, ho chiesto, sono decine e decine di anni che chiedo le telecamere per individuare chi sono i sporcaccioni della città. Per esempio, come è uscito l'articolo sulla Gazzetta del giornalista Apollonio stamattina, per quanto riguarda tipo, ecco, cioè le fontane a Piazza Duomo, piazza Papa Giovanni e Quedresme, che acqua non esce, ma sono un contenitore di rifiuti, pacchetti di sigarette, bottiglie e tanti altri, insomma, rifiuti che si vedono dalle foto. Ma che civiltà! Come amiamo noi il nostro territorio se noi offendiamo, noi deturpiamo, noi ognuno fuma e butta a terra, ognuno il fazzoletto e butta a terra. Cioè, ma se noi siamo i primi, no io, no tu, ma noi, inteso a quelli maledetti, maleducati e irresponsabili cittadini che come tale non si possono chiamare, perché dire animali offenderei le bestie che sono più pulite. Giuseppe, ma secondo te perché c'è questo grado così incredibile di inciviltà a Manfredonia, da parte di tutti, da parte di tantissime persone? Qui non è da fare un distinguo tra i giovani e i meno giovani o le persone di una certa età. C'è una situazione di inciviltà che imperversa in lungo e in largo
nella città, e lo si vede giorno per giorno, la sporcizia, quello che Scritte sui muri. il vandalismo che contraddistingue ogni giorno questo nostro bellissimo posto, cioè una città che viene spesso martoriata proprio dalla degenerazione che avviene da parte di molti cittadini che non rispettano nulla, non rispettano l'ambiente, non rispettano il territorio, non rispettano i monumenti, non rispettano le piazze. Perché c'è tutta questa situazione, secondo te, di grave inciviltà in questa città? Sì, Vincenzo, è una bellissima domanda e non è facile rispondere. Io do la mia risposta, che oggi come non mai, io per esempio, io amo Manfredonia, amo la mia città e dico che la nostra città di Manfredonia, a livello climatico, è una delle più belle meraviglie sul pianeta Terra. Peccato Sì. che, come hai detto tu, Vincenzo, vige questa inciviltà, questo modo di non rispetto della propria casa, della propria città. Questo è dovuto anche per colpa della politica, perché la politica ha un impegno, quello di anche educare le future generazioni, attraverso convegni, attraverso i partiti, attraverso le scuole, attraverso le associazioni, attraverso, cioè è un'altra cosa importante, la famiglia, la cellula principale, il nucleo base della società è mamma, papà e figli. Sì. Quando la famiglia non è unita, quando la famiglia non si ama, quando la famiglia è disgregata, allora avviene questo, allora avviene anche un contesto involontario al non rispetto della cosa comune, al non rispetto. Poi la nuova generazione, c'è una parte che io ammiro, apprezzo e che vanno elogiati, ma il resto, la maggioranza, è una generazione di ubriaconi, fumano canne, alcuni fanno uso di droga. E pensano a mangiare bene, ma cioè, vivono così, cioè non hanno fatto e non riescono a fare i sacrifici dei nostri genitori o di noi che abbiamo fatto da giovani. Il mondo sta cambiando, ognuno dice in meglio, io dico in peggio. Benissimo, dici in peggio, quindi una città che, come ritieni, possa subire e subisce conseguenze anche per una mala gestione della politica e anche a causa dell'assenza della famiglia. Sono affermazioni che davvero fanno pensare. Giuseppe, questione Covid, come si è mosso il corpo? Quali sono gli interventi più importanti che sono stati svolti dal vostro organismo, dalla vostra organizzazione in tutti questi mesi? Sì, allora il nostro impegno è stato di supporto perché per volontà, per scelta, che poi, ecco Vincenzo, io non ho capito, devo chiedere al commissario Piscitelli o ai tre re magi, ora Ingenze e Mire che abbiamo sul comune, perché c'era una delibera del COC, il comitato di protezione civile comunale, lì all'ex prefettura è stato eliminato ed è stato passato tutto alla PASER. Questo non è, io per delibera fatta dalla giunta comunale, le ultime, io ero il responsabile Pippo Rinaldi, era sul comune in aula la scelta tra me e lui, io ho detto fai tu e io sono stato nominato i quattro responsabili, io ero responsabile del servizio operativo del COC comunale. Poi sono arrivati i commissari, Coc sarebbe? il comitato organizzativo Sì, comunale della protezione benissimo. civile, e
Vincenzo, questo comitato comunale è stato passato tutto poi al PASE. Io... Ma hai chiesto spiegazioni ai commissari? No, no, chi... chiederò per iscritto, perché io ho copia della delibera e noi tutti del comitato istituito per legge non abbiamo saputo più niente. Va bene, però ecco, andiamo a supporti che noi abbiamo dato. Il nostro impegno è stato quello di indicare a tutti il rispetto massimo delle norme Covid, quello di cercare di tenersi più isolato possibile, non frequentare gli affollamenti, quello di evitare contatti con persone sospette e prendere tutte le precauzioni, anche come buona alimentazione. Infatti ho messo anche qualche video, ho cucinato io e ho indicato una cucina e particolare, diciamo, cibi che possono aiutare a migliorare le nostre difese immunitarie. Sì, perché spesso guardiamo i tuoi video dove ti diletti anche a proporre delle ricette o locali, dei buoni locali, sì. Soprattutto a base di pesce, sì. Noi abbiamo questa grande fortuna di avere il pesce del Golfo che sì. È fresco e tra l'altro porta tantissimo giovamento a chi se ne ciba. La politica locale, Giuseppe, questo è un tema dolens per tanti, perché noi ci ritroviamo con una città commissariata, sappiamo per quale motivo, a seguito dello scioglimento per infiltrazioni mafiose del Consiglio comunale, ma precedentemente c'erano state le dimissioni, quindi il venir meno della maggioranza che sosteneva l'ex sindaco. Politica locale con una città commissariata, non si sa neppure quando realmente andremo a votare, ancora per qualche mese dobbiamo ritrovarci con i commissari prefettizi a svolgere il loro ordinario, perché effettivamente è molto ordinaria l'attività di coloro che sono stati nominati dal prefetto. Per quel che riguarda la politica locale, che cosa ritieni al momento possa succedere, che cosa ritieni possa bollire in pentola, se ci sarà nel futuro un tuo impegno, anche perché ho visto che recentemente sono state fatte varie proposte, abbiamo appurato di varie proposte, qualcuno ha detto anche pubblicamente che ci sarà la propria candidatura. Per quanto riguarda te, Giuseppe, vogliamo sapere quale sarà il tuo impegno e soprattutto riallacciandoci a quelle che sono le problematiche collegate a una città che si ritrova senza un'amministrazione comunale al momento. Ci sarà un motivo, ci sarà un perché, e chiaramente questo perché se lo devono chiedere i cittadini, e i cittadini dovranno esprimere il loro giudizio con il voto popolare, che sarà quello di scelta del passato o scelta di un futuro prossimo, al di là di quello che possa accadere nel futuro prossimo veramente. Allora io inizio a darti una risposta molto, molto chiara per quanto riguarda lo scioglimento per mafia del comune di Mavedonia. Ben pochi cittadini hanno letto le oltre 400 pagine della commissione antimafia, che vanno rilette attentamente, punto per punto, dove parla chiaramente dei rapporti politici amministrativi mafiosi. Io sono dispiaciuto di una cosa, ritengo che lo Stato non è stato bravo ad intervenire con vera sinergia, perché a tutt'oggi, sciolto per mafia, ma nessuno è andato in carcere, ma nessuno è stato condannato.
Allora, sciolto di che? E se la possono ridere i vecchi amministratori. Invece no, è vergognoso questo. La prima volta nel comune di Valvedono ci siamo macchiati, non abbiamo più il certificato penale pulito. Manfredonia ha il certificato penale sporco, sciolto per mafia. Ma quando si scioglie per mafia, Vincenzo, io quello che dico, hai tolto il sindaco, hai tolto la giunta, hai tolto il consiglio comunale, ma hai tolto niente. I veri mafiosi che vanno rimossi sono i dirigenti comunali. Loro restano a vita, loro fanno piovere e nevicare, loro sono coloro che detengono i fili. Ovviamente ti riferisci in senso generale. Non in tutto il territorio nazionale. Cioè non parlo, ecco. Allora, Vincenzo, se un comune a Roma, un comune a Palermo, un comune a Venezia, in ogni luogo viene sciolto, ma i dirigenti restano uguali, non hai sciolto niente, perché hai tolto la testa, in dialetto o polp, e i tentacoli, e i cir, quelli sono sempre vivi. Infatti, se tu vedi a Barbadone, abbiamo visto, quando uccidi un polipo, il braccio, diciamo, uno continua a muoversi. Esatto, continua a muoversi. È quello che succede sui comuni. Allora devi trasferire i dirigenti. Quindi vuol dire che non vi è un vero e proprio intervento anche nei confronti dei dirigenti, che sono quelli che poi tra l'altro prendono le decisioni. Esatto, e che spesso sono complici delle amministrazioni, sì, in cui sì, eventualmente svolgono le loro attività. Ma poi è mai possibile che in molti comuni d'Italia dirigenti che sono tesserati ai partiti politici, dirigenti che sono attivisti ai partiti politici, non possono dirigere un dipartimento comunale? Perché lì e tu hai verificato che anche a Manfredonia ci sono dirigenti che sono anche attivisti a Manfredonia politici. Abbiamo visto dirigenti anche in prima fila in campagna elettorale di partiti che Dio li fulmini, perché sono demoni. Perché dico io, speriamo che in madre natura questi riceveranno la giusta ricompensa per il male che hanno fatto e che continuano a fare nel nostro territorio di Manfredonia. La gente non arriva a fine mese, la gente aumenta alle Caritas, aumenta alle parrocchie le richieste di aiuto. Cioè è una situazione brutta, il lavoro manca, chi lo ha lo perde. E la politica pensano solo, fatemi passare, e i cazzi loro, fatemi passare questa brutta parola. Facciamola passare, anche perché ormai fa parte del linguaggio comune, non è molto educato esprimerlo, però io ritengo che a volte questa parola va anche detta, la accettiamo per buona. Giuseppe, la città merita più rispetto, la città merita di essere governata da una amministrazione civica, non dai tre commissari ancora per chissà quanto tempo. Che cosa ritieni che debba verificarsi a Manfredonia perché questa città possa rinascere, possa tornare quella che era una volta la città definita come quella del sole, quella del mare, la ridente cittadina ai piedi del Golfo e soprattutto ai piedi del Gargano? Allora, Vincenzo, i mass media, l'informazione è l'arma importante, perché le masse poi seguono quello che ascoltano, anche se a volte dicono bugie e fanno passare per verità la bugia, diventa la bugia verità e la verità passa come bugia. Guarda, stiamo al colmo. Manfredonia merita veramente molto di più di quelle che tu hai detto. Una nuova classe dirigente politica sana, che ama Manfredonia, che fa rinascere Manfredonia, la rinascita di Manfredonia. Però c'è il cancro. Abbiamo adesso una chemioterapia per eliminare questo cancro. Benissimo. E abbiamo
un antivirus per eliminare. Perché? Perché chi è uscito ha ancora il coraggio di parlare, chi stava sul comune ancora tenta di intrufolarsi, ed è grave questa, ed è grave situazione sul comune, all'ASE, l'azienda speciale ecologica. Non si può stare sotto le beghe di delinquenti e di persone non sane. Ovunque. Poi, il comune a quota 100 sono andati via tanti. Mancano i personale di ruolo, manca il personale che ha vinto un concorso per titoli, per esami. Abbiamo i socialmente utili, ma stiamo alla pazzia. Cioè, un dirigente che comanda a un socialmente utile, fai questo, fai questo, fai questo, dimenticando il ruolo che quello sta svolgendo, e dimenticando che il socialmente utile è stato messo lì per i lavori semplici. Per quindi vuoi dire anche che c'è un vero e proprio sfruttamento a questo punto nei confronti dei lavoratori socialmente utili, sì, perché sì, svolgono attività che non che, competono esatto, loro. Esatto, che non li competono. E insomma è una situazione... Però voglio ricordare, Giuseppe, che fra i socialmente utili ci sono molti diplomati, addirittura ci sono dei laureati, cioè c'è gente con tanta dignità, per cui sì, io ritengo che sì, invece meritino di essere stabilizzati più esatto, che rimanere esatto, in quella condizione. Però giustamente stai denunciando... Stai denunciando... Ecco, mi hai anticipato che serve, che devono essere ecco, stabilizzati e portati al proprio ruolo, al proprio anche alla propria categoria, alla propria a ottenere le qualifiche che competono qualifiche, loro mansioni, tenendo conto anche del titolo di studio, perché c'è, sono quasi tutti diplomati e ci sono molti laureati. Esatto, esatto, sì, sì, lo conosco. C'è da fare molto. La città è a terra. Io ho preso un giorno il caffè assieme, me l'ha pagato lui, il commissario Piscitelli. Al pastello. Hai avuto questa fortuna. Sì, generale, un caffè così. Abbiamo litigato, insomma, ha pagato lui. E sembra dall'aspetto brava persona, calma, però io ecco dico, il commissario mi aveva detto si vota aprile-maggio il 2022. Allora ci vogliono altre 15 mesi, 16 mesi, non so, insomma, ecco, da oggi, insomma, cioè, ci vuole oltre un anno e 5-6 mesi. Se si vota ad aprile del 2022 ci vorrà quasi un anno e mezzo. Così mi ha riferito il commissario tempo fa. Ma, indipendentemente, io spero che si vota prima, ma il problema è che... Anche se lui sembra che abbia smentito queste voci che circolavano sul fatto che si debba votare intorno ad aprile del 2022, però staremo a vedere, esatto, non, è inutile esatto, che stiamo a fare, esatto, è inutile che stiamo a fare ma i conti. Il problema è un altro, Vincenzo, che io ritengo la responsabilità è del governo, perché i commissari, i tre commissari sono dei funzionari della prefettura e non sono politici, non sono sindaci. Allora loro fanno un po' come Ponzio Pilato, si lavano le mani, fanno normale amministrazione, non vanno più di tanto, poi c'è questa scusa del coronavirus che ha peggiorato, cioè, allora Manfredonia è stata distrutta politicamente e anche economicamente, la ciliegina sulla torta è stato coronavirus, madonna mia, allora io ecco mi rivolgo alla Madonna, Maria Santissima di Sipondo, la nostra protettrice, a tutti i santi, al nostro Dio, Signore Dio nostro, fa che Manfredonia rinasca, risorga ed elimini i demoni della politica a Manfredonia e gli infiltrati, i farabutti, quelli che veramente con i colletti bianchi fanno finta di amare Manfredonia, ma devono fare una brutta fine, perché loro caro Vincenzo, pensano solo egoisticamente ai loro interessi e basta.
Benissimo, Giuseppe, vogliamo aggiungere qualcos'altro perché effettivamente è stato un vero e proprio sfogo il tuo, anche se è molto sentito. Sappiamo come ami questa città, come ami il tuo territorio, soprattutto la gente che vive in questa città. Ci sarà un impegno anche da parte tua nel futuro, visto che parliamo di nuove leve della politica, nella speranza che si facciano avanti. Vorrei pure io guardare con ammirazione a qualche giovane che effettivamente si affacci alla politica, però nel frattempo dobbiamo anche attingere da quelli che pur facendo parte del passato non hanno mai avuto dei veri e Ma propri posso dirti? ruoli di amministrazione, di governo, che potrebbero dare senz'altro tantissimo. Vincenzo, il popolo mi ferma ovunque, in ogni punto della città, e tutti mi dicono: mezzi candidati, a te ti votiamo, ti votiamo. Allora, io dico questo: io ancora oggi ho lanciato prima delle proposte, cose, però. Il brutto della politica è questo. Allora, se io devo essere candidato sindaco, nessuna coalizione, nessun partito prende Marasco Giuseppe e ti mette sindaco. Perché io non sono il burattino in mano ai burattinai, in mano ai papaveri, alle lobby. Attenzione. Questo è vero. Allora dovevi fare l'esempio. Oppure dovrei accettare di scegliere un candidato sindaco fuori dalle lobby, fuori dai meccanismi amministrativi, economici, finanziari e mafiosi della città, e sostenere e al limite fare, ecco, c'è l'assessore. Ma non è facile, è molto difficile. Il popolo si parla, poi dopo, alla fine, cosa succede? È un punto interrogativo. Io continuo a fare e svolgere il mio ruolo. Vorrei, prima che divento più anziano, diciamo, o arrivo alla pensione, perché non ancora, mancano ancora altri 5 anni, 5-6 anni, e allora, ecco, vorrei proprio, prima di essere pensionato, dare l'ultimo. Ho fatto il presidente della Madonia Calcio, all'Interregionale, il campionato. Ho svolto tanti ruoli, tante attività dall'Omega, Sì, dal 1975, Organizzazione Marasco Giuseppe Ariete. poi Fiamma, il Centro Nazionale Rio Sì. Fiamma. Ecco, il mio desiderio è quello di valutare me stesso come un amministratore, cioè far capire e far vedere il cuore, il vero cuore, il vero impegno. Dalle piccole cose della città di Manfredonia alle grandi cose, alla rinascita di Manfredonia. Voglio dare questo mio contributo. Grazie, Michele. Va bene, noi ovviamente ti facciamo tanti auguri perché questo possa accadere. In bocca al lupo, viva il lupo. E Giuseppe, grazie, davvero grazie per questa tua presenza qui a Manfredonia TV. Sei stato molto esplicito come al solito. Tra l'altro, hai detto delle cose anche molto importanti, molto significative, anche profonde, se vogliamo. Ancora grazie davvero da parte nostra, il regista Andrea Colaianni, chi conduce questo programma, ma a ti sono grati i cittadini di Manfredonia. Ancora grazie. Io ringrazio Andrea Colaianni, il nostro factotum operatore, grazie perché ecco, ci dà questa possibilità. Il direttore responsabile, l'avvocato Vincenzo Di Stasio, che è amico fraterno da Da giovanissimo, sempre, da da sempre, sempre. e a tutti voi telespettatori di Manfredonia TV, condividete questa mia intervista, grazie. Grazie, non manca mai. Grazie ancora a tutti coloro che hanno seguito questa importante trasmissione con Giuseppe Marasco. L'appuntamento è alla prossima occasione, alla prossima intervista. Grazie.